operare in... A Roma, presso il Palazzo del CONI, ASI ha siglato, dopo aver terminato la fase degli approfondimenti tecnici ed operativi, un importante accordo con la FITTREC ANTE riguardante gli sport equestri. L'accordo è tratti dell'evento epocale in quanto unione virtuosa tra due enti di diversa estrazione. Il protocollo è stato firmato dai rispettivi presidenti, il senatore Claudio Barbaro dell'ASI e l'avvocato Alessandro Silvestri. Al di là delle peculiarità è fondamentale assicurare il diritto di tutti i tesserati, di qualsiasi disciplina sportiva, di fare sport nel miglior modo possibile. Con la FITTREC abbiamo trovato un interlocutore sensibile su questo tema e quindi è stato semplice cercare di far convergere all'interno di un programma quelle che sono le aspettative dei nostri soci ma anche dei tesserati FITTREC. Un punto di partenza per trovare un accordo definitivo con anche gli altri enti di promozione sportiva che si occupano di equitazione. Io devo ringraziare l'ASI che ha cercato questa collaborazione con noi facendo in modo di arrivare a un documento condiviso per andare a disciplinare le gare amatoriali in Italia. Intelligente è questo fatto di aver condiviso una patente ludica con cui i tanti utenti possono partecipare a questo circuito amatoriale che andremo a gestire insieme. L'incontro tra ASI e FITTREC coinvolge numerose discipline, di cui alcune nate e cresciute in ASI Sport Equestri in maniera esclusiva. È un documento delicato perché va a trattare, diciamo così, un panorama molto ampio di discipline. Noi abbiamo deciso di distinguere in maniera netta le discipline di esclusiva competenza della FITTREC ANTE per quanto riguarda la parte agonistica dalle discipline non di competenza, quindi quelle dove ASI, nonostante sia appunto un ente di promozione sportiva, ha negli anni guadagnato un importante know-how tale da poter interagire con una disciplina associata. Credo che sia di grande utilità per il settore perché indubbiamente è un settore che ha necessità di nuovi interventi, ha necessità di energie, di nuove iniziative e sicuramente una collaborazione fra enti di primaria importanza può dare un grandissimo contributo al settore. È importante perché le sinergie rappresentano un punto di forza sempre, il fatto di poter collaborare e trovare punti d'accordo con altre realtà importanti fa crescere tutto il settore sportivo e nel caso dei miei interessi anche un settore delicato che è quello del sociosanitario che sempre più prende autonomia rispetto al mondo dello sport ma che comunque nasce da lì.